11 febbraio a Milano una grande manifestazione della comunità curda. È una manifestazione molto importante per noi, che si svolge in contemporanea con la manifestazione di Strasburgo. In queste due manifestazioni chiediamo la liberazione del leader curdo Abdullah Öcalan, che da 18 anni si trova nelle carceri turche sotto isolamento, sotto tortura, in cui vengono schiacciati i più elementari diritti dell'uomo. È decenni, dal secolo scorso, ancora dal 1800, che i curdi combattono per la libertà del loro popolo e per avere una patria. Il problema dei curdi, poi, si unisce anche alla discriminazione che c'è in questo momento in Turchia, all'attentato alla libertà che Erdogan sta facendo, mettendo in galera non solo curdi, ma curdi e comunisti, e molte volte le due cose vanno insieme. Parliamo di un partito, l'HDP, che è stato legittimamente eletto e i cui rappresentanti o diversi rappresentanti sono stati arrestati in questi ultimi mesi. Oggi in manifestazione abbiamo due rappresentanti dell'HDP, Dilekco Öcalan e Faysal Sarıldız, che sulla propria pelle hanno vissuto questo, come tanti altri deputati. 12 deputati sono ancora in carcere in Turchia, sono stati eletti con più di 6 milioni di voti, sono il terzo partito più numeroso in Turchia, e nonostante questo vengono arrestati, vengono incarcerati. Oggi la lotta del popolo curdo è importante anche perché è una lotta di democrazia. Il popolo curdo nelle sue esperienze è tra i popoli del Medio Oriente quello che più rivendica la laicità, l'eguaglianza sociale, la democrazia, la cittadinanza del socialismo. Noi crediamo che il confederalismo democratico in particolare sia una novità politica straordinaria, sia in qualche modo nel territorio curdo molto simile all'idea di sindacato che abbiamo, cioè di un sindacato partecipativo, di un sindacato costruito dal basso, di un sindacato che costruisce le sue decisioni attraverso il confronto. Se aggiungiamo a questo l'importanza dell'opposizione alla reazione che oggi si sviluppa in tutto il pianeta, e quindi alla lotta eroica dei combattenti curdi contro il terrorismo islamista, come dire, il nostro legame è ancora più forte. Quanti sono i curdi in Turchia e qual è la loro condizione attuale, soprattutto dopo il fallito colpo di Stato e la repressione dura del governo Erdogan? I curdi in Turchia si stima che siano un terzo della Turchia. Nonostante noi e il Movimento di Liberazione e il partito HDP abbiano cercato di intavolare delle trattative di pace per portare una risoluzione pacifica e un riconoscimento dei diritti più fondamentali dei curdi, ancora una volta la Turchia e i partiti filonazionalisti hanno fatto vedere il loro odio per il popolo curdo, non cambiando niente e riaccendendo la guerra che è in corso, che ha portato alla distruzione di intere province curde, di intere città, con migliaia di persone che sono dovute andare via dalla propria abitazione, non avendo neanche più una casa. E l'Europa è stato troppo silente, il mondo è stato troppo silente di fronte a queste atrocità. Noi siamo qua oggi in piazza a chiedere la liberazione di Öcalan e diciamo uniti contro il fascismo, perché è evidente che in Turchia oggi c'è un regime fascista. La caratteristica di quel regime fascista è che è sostenuto dall'Occidente, è membro della NATO, perché Erdogan fa parte della NATO, ed è finanziato dall'Unione Europea, che usa il governo turco per bloccare il flusso di profughi dalla guerra siriana. L'Unione Europea protesta contro i muri di Trump, ma i suoi li delocalizza, fa fare il lavoro sporco al governo turco, che ha bloccato praticamente l'afflusso dei profughi dietro un compenso di 3 miliardi, tenta di farlo inventandosi un governo fantoccio in Libia che faccia lo stesso lavoro sporco, cioè l'Unione Europea
Semplicemente è la più ipocrita di tutte le potenze imperialistiche che oggi ci sono nel mondo, quella che ha il maggiore distacco tra ciò che dice e ciò che effettivamente fa. La CUB è uno dei pochi sindacati, insieme a qualche altro, che rispetta la Costituzione perché non ha firmato un patto, quello del 10 gennaio, che sostanzialmente impone ai sindacati di non confliggere più e quindi di non scioperare, di non esercitare un diritto sancito dalla Costituzione. La questione del lavoro è una questione globale ormai, e la restrizione dei diritti, la repressione è qualcosa che non riguarda solo l'Italia o solo la Turchia. Vi è stato da parte dei sindacati istituzionali la scelta di fare un accordo che indebolisce straordinariamente la libertà sindacale, perché il godimento dei diritti è legato all'impegno a non scioperare contro gli accordi, ma anche molti sindacati presunti, diciamo, di base, conflittuali, l'hanno firmato in una logica tutta politicista, cioè io firmo perché la mia sopravvivenza come organizzazione, come dire, è tale per cui posso pagare qualsiasi prezzo. La CUB, pagando un prezzo enorme, perché viene ad avere difficoltà in molte aziende dove spesso il primo sindacato non può eleggere i delegati, ha scelto la coerenza fra quello che dice e quello che fa. Credo che non sia un uso normale in questo paese, cioè è una lezione di moralità sindacale importante.